Ciao Armando, o Giovanni. Ciao Elia. Non so cosa preferisci. Ieri mi sono visto con grande attenzione il video che hai fatto insieme a Giuseppe. Vorrei farti un paio di domande. Tu sai che io sono molto attento alle cose grilline, no? In realtà io passo per chi critica Grillo, a me invece piacerebbe stimolarlo. Stimolare Grillo, ma stimolare soprattutto la base, che credo sia anche formata da gente di un certo spessore, non la maggioranza, ma comunque gente di un certo spessore certamente c'è. Trovo comunque, cioè su questo volevo farti una domanda, com'è possibile, Armando, che un movimento all'interno del quale si censurano determinate voci, si censurano determinate opinioni, determinate idee, determinate conoscenze, poi noi speriamo che ci sia presa di coscienza. Lo trovo la cosa un po' contraddittoria. Cosa ne pensi? Ti confermo la stessa idea. Sarà un'illusione. Spero tanto di sbagliarmi. C'è una strategia e quella strategia non è il momento di modificarla. L'unica spiegazione logica che mi do, per non essere drastico malpensante. Però ripeto, io non capisco. Da una parte si dice, guarda, Grillo aspetta che ci sia maggiore consapevolezza per poi cominciare a introdurre determinati argomenti, come già ho avuto modo di dire in un altro video, ma se lui stesso o attraverso comunque delle persone che individua particolarmente capaci non comincia a diffondere o a far far girare determinate informazioni, dando anche spazio sicuramente di più ad altre persone, come si fa ad arrivarci? Ti faccio un esempio. Ioppolo è finito, l'intervista che avevo fatto a Ioppolo è finito sulla cosa. Matteo Ponzani, che è responsabile, credo che avesse detto, promesso, sinceramente non lo so perché sono informazioni poi di seconda mano, io non ho mai parlato con Matteo, che avrebbe dato maggiormente spazio poi a questi economisti. A me invece risulta che gli dà spazio ogni tanto e poi la cosa va in secondo ordine, dando spazio ancora a quel Piero Ricca di cui ben conosciamo l'operato. Io ricordo che Piero Ricca inneggiava a Prodi in piazza a Milano. È un'altra persona che ha fatto la sua fortuna su Berlusconi, mentre non ha mai ricordato che l'unico in Italia che aveva preparato una legge per far tornare la Banca d'Italia di proprietà pubblica è proprio Berlusconi. Ma questo, il Piero Ricca, di cui, sulla cosa c'è ampia... Sì. A cui viene dato dello spazio, questo mi lascia molto perplesso, capisci? Mi lascia molto perplesso. Non so se è chiaro, Armando. No, sì, chiarissimo. Perché e anche a me. Continuiamo a disinformare. Il problema è Berlusconi, non sono i 218 e passa miliardi tra interessi, oneri finanziari, eccetera, che lo Stato paga agli usurai internazionali. Questa è la verità. Capisci? Noi ci dobbiamo sacrificare per pagare questi interessi. Voglio dire, ma di che, quando sento Grillo parlare di province, di costi della politica, quando vedo Crimi, che è il primo sottoscrittore di determinate leggi, più ne appoggia altre, chiaramente di contenuto mondialista, permetti che mi vengano i dubbi. Volevo sentire te su queste cose, Giovanni. La tua analisi non fa una piega, Elia, e per quanto riguarda ad esempio Ioppolo sulla cosa, anch'io sono rimasto molto deluso anche del riscontro all'interno stesso del movimento, perché è passato completamente in secondo piano, invece la capacità di Nando di semplificare e attualizzare le problematiche è forse unica,
e quindi speravo veramente in un riscontro notevole. Che cosa invece mi rallegra? Forse questo l'ho detto a Giuseppe, lo confermo a te, e voi non siete sotto questo punto di vista, diciamo, aggiornati. C'è una frattura, e forse questo farà cambiare idea a Grillo. Cerco di chiarirmi. Ci sono questi gruppi Facebook, vabbè, che lasciano il tempo che trovano, dove comunque si critica pesantemente l'approccio di Grillo sull'euro e sulla problematica in particolare, non arrivando al signoraggio che sinceramente viene molto spesso criminalizzato. Non capisco perché. Però almeno si parla del divorzio Banca Italia-Tesoro e la rinazionalizzazione della Banca d'Italia con il potere di emissione. Quindi già questa problematica, ecco, se ne è parla, ormai... Scusa Giovanni, chi ne parla? Ne parla tanti dissidenti, tanti grillini delusi che chiedono, pretendono, singolarmente si mettono in contatto con i loro rappresentanti. Io sono comunque iscritto al Movimento 5 Stelle da tanto tempo, perché, ripeto, Grillo lo seguo, l'ho visto dal vivo, condivido e gli faccio i complimenti e i meriti, riconosco i meriti di Grillo nel risveglio della coscienza degli italiani, l'ho detto a Giuseppe. Purtroppo questo fenomeno o lo limita volontariamente a livello temporale, cioè non andando ancora più indietro, o comunque lo indirizza solo su certe tematiche e non su altre, purtroppo. Però confermo anche, come ha detto Giuseppe, che visto il punto di partenza del popolo italiota, che cosa stavo dicendo? Che ci sono molti dissidenti che iniziano a pretendere tanto. Ci sono dei gruppi costituiti in cui viene esplicitato che non sono i gruppi ufficiali del Movimento 5 Stelle, cioè si parla non a nome del Movimento 5 Stelle perché, diciamo, non c'è l'autorizzazione da parte dei vertici del Movimento 5 Stelle, però si stanno affrontando le tematiche di cui noi parliamo, in particolare in ambito economico. E in particolare, ti dicevo, io nel mese di marzo-aprile cominciai, mi sono affacciato localmente qui nel movimento e Elia, quando toccai certi argomenti, guardavo i visi dei, diciamo, quelli più in alto livello del gruppo, terrorizzati. Mi fu letteralmente tolto il microfono dalle mani, con contemporaneamente la base che voleva ascoltarmi. Invece si tornò a parlare delle problematiche importanti, ma non fondamentali, perché quello gli dissi: dobbiamo crescere, dobbiamo affrontare. E ti dicevo, questi gruppi stanno adesso addirittura, io infatti ho con me, non l'ho ancora stampato, però hanno preparato dei chiamati kit survival, cioè delle pillole di economia in cui vengono comunque spiegate sulla base delle analisi di Ioppolo, di Galloni, in particolare Galloni, perché Galloni, al contrario di Ioppolo, ha una esperienza materiale risalente agli anni 80-90, quando anche lui seguace di Federico Caffè, si sta riscoprendo Federico Caffè. C'è un'ondata di keynesismo che viene comunque trasmessa. Non so fino a che punto queste opere, perché ci sono questi kit di divulgazione, e localmente, ti ripeto, non so poi, che io non l'ho fatto ancora materialmente e non so che risultati potranno avere o che
che possibilità materiale di diffusione verrà lasciata a questi kit di informazione? Però certe tematiche che a marzo-aprile erano completamente tabù sembra che siano state sdoganate pian piano nei primi di giugno e nei mesi di luglio. Adesso vedremo a settembre se davvero localmente verranno organizzati, ti parlo però della base, anzi più che la base, i dissidenti della base. Ecco, però scusa Giovanni, allora vorrei riprendere un po' alcuni concetti che hai detto. Il risveglio delle coscienze tu ce l'hai quando lasci passare una totale corretta informazione. Non ce l'hai semplicemente istigando la gente contro i politici, perché anche questo fa parte di un piano mondialista. È chiaro, fare in modo che la gente ce l'abbia morto con i politici per poi mettere là dei tecnici dicendo voi non siete stati capaci, abbiamo bisogno di mettere dei nostri tecnici. Quindi anche questo fa parte di un certo piano. Inoltre la scissione, chiamiamola scissione, dissidente, era già stato previsto. Io e Giuseppe ne abbiamo parlato in dei video, abbiamo detto probabilmente si arriverà ad una scissione, ma questo perché? Perché evidentemente c'è qualcuno alla base che capisce che in alto certi argomenti non vogliono che si tocchi. Quindi un discorso è una parte della base che sta prendendo coscienza di alcune cose, ma vuole una politica diversa. Quindi non è più il Movimento 5 Stelle, capisci? Si è creato all'interno del Movimento 5 Stelle una consapevolezza che per espandersi o per avere voce deve uscire fuori. Ma allora non parliamo più del Movimento 5 Stelle, parliamo di qualcos'altro. Perché in alto fanno un altro tipo di politica. Inoltre, questi dissidenti, quando usciranno, si troveranno nella stessa nostra identica condizione. Cioè non avranno quattrini e non avranno mezzi. Perché Grillo si è ben guardato dal dar mezzi alle persone. Anche ai deputati, gli ha dato quattro soldi. E anche questo lo si diceva con Giuseppe. Ti limito la tua capacità finanziaria in modo tale che tu non puoi comunicare. Questo è tagliare le ali a qualcuno. Tanto i mezzi ce l'ha lui, le piattaforme sono sue e tutto il resto. Quindi, quando io parlo di Movimento 5 Stelle, non parlo di dissidenti, perché sennò all'interno di ogni partito noi dovremmo parlare dei dissidenti, probabilmente anche all'interno del PDL c'è chi vorrebbe una certa politica, anche all'interno del PD c'è chi vorrebbe una certa politica. Questo lo so, perché ho amici che sono, uno in particolare che è nel PD e sta facendo di tutto perché vuole cambiare dall'interno. Ma che cambi dall'interno? Questa è una storia vecchia. Adesso ci troviamo nella stessa situazione in cui qualcuno nel Movimento 5 Stelle vuole cambiarlo dall'interno. Tu non cambi niente perché non hai i mezzi, non hai quattrini, non hai visibilità, non sei nessuno. Ma allora parliamo di una roba diversa dal Movimento 5 Stelle. Capisci? Parliamo di qualcuno che era entrato nella speranza di poter fare qualcosa e adesso l'unica speranza che vede è quella di uscirne. Capirai? Allora il Movimento 5 Stelle, io sono criticato su queste cose, ma non me ne frega niente, non aspiro ad avere consenso. Però ragazzi, le cose ce le dobbiamo dire. È la stessa cosa che dico io. Difatti, l'ho detto a Giuseppe ieri, questi dissidenti stanno confluendo in questa molteplicità di movimenti sovranisti che stanno spuntando. Però con frammentazione, un colpo di mano, la speranza può essere quella. Ma guarda, una volta si diceva ognuno aspira a mettersi in proprio. Tanti movimenti sovranisti, mi sembra veramente, tanti piccoli padroncini, ognuno vuole avere il suo piccolo vile, no? Non è così, purtroppo sono fasi di passaggio, ci vogliono anche questi, e io sinceramente mi sono anche scocciato di cercare di mettere insieme un po' varie persone. Secondo me la proposta deve essere un'altra, perché mettere insieme tutti questi movimenti ci vorrebbe un miracolo, ma di questi tempi i miracoli mi pare che non ne accadano. Quindi perché non confluire in qualcosa che esiste già? Perché non dare una mano a chi si batte da anni? No, ciascuno vuole il suo movimentino, la sua parrocchietta, il clan familiare, o più o meno siamo là, capisci? Poi ci si riunisce alcune volte, due volte all'anno, se va bene, in una sala,
ognuno tira fuori le sue idee, che poi, voglio dire, qua le idee sono poche, sono semplici. Noi siamo un paese senza sovranità, stop, senza nessun tipo di sovranità. Prima quella monetaria, e da quelle naturalmente poi, come dire, a cascata, a catena, ci sono tutte le altre. Questo lo sappiamo, stiamo ancora a fare analisi. Cioè, noi abbiamo capito che mentre noi facciamo analisi, andiamo sempre più col culo per terra, quelli vanno avanti con i loro provvedimenti, continuano a manipolare, la povertà aumenta, la disoccupazione pure, le aziende che chiudono pure, e noi stiamo ancora analizzando. Come si chiama quel deputato del Movimento 5 Stelle, Di Battista, che un paio di mesi fa diceva: stiamo studiando il signoraggio. Ma ragazzo, ma voglio dire, ma dove eravate fino a ieri? State studiando, è così chiaro, capisci? Cioè, questo è il mio concetto. Non abbiamo tempo, siamo sempre più nella merda, e noi siamo là a discutere e a scazzottarci nei meetup e con i commenti, mentre fuori la gente è disperata. Questa è la realtà. Quindi aspetto Grillo per che cosa? Scusa la riga, ma veramente non è tempo più di queste chiacchiere, non è tempo più di speranza, è tempo di azione, ed è tempo di essere, come dire, spietati nelle analisi, proprio spietati. Non ce lo possiamo permettere di essere buonisti, non è questione di volontà, proprio non ce lo possiamo permettere. Lo so, purtroppo lo so, e ti confermo voi siete anni che vi impegnate, io in prima persona in un gruppo, chiamiamolo gruppo comunque, è da relativamente molto meno tempo, quindi sono meno diciamo depresso sotto questo punto, ci credo, ci spero. No, io non sono depresso, perché... io non sono depresso, sono diventato concreto. Allora, la depressione avrei già abbandonato, avrei già chiuso, sarei da qualche parte. Io non piglio pastiglie, ho un equilibrio solido dal punto di vista psicologico, la dobbiamo anche smettere di dire che chi dice certe cose è depresso, è pessimista, io vorrei vedere questi ottimisti che fanno. Basta, dobbiamo essere concreti e sotto certi aspetti spietati. Le analisi vanno fatte in maniera spietata, non le parole. Guarda, Giovanni, noi sono anni che sentiamo parole e promesse, capisci? Anni. Ognuno si presenta e fa parole e promesse, poi agisce in tutt'altro modo. Basta, una persona o un movimento o un partito lo si analizza dai fatti e non dalle parole. Delle parole ne abbiamo le palle piene, tu non ci paghi le tue bollette con le parole, capisci? Non ci vai a comprare, non fai nemmeno la spesa al supermercato, non ti realizzi nemmeno professionalmente se qualcuno ti promette delle parole. Basta con le parole, dobbiamo essere spietati. Certo che c'è una parte della mente che tende a giustificare, tende in certi momenti ad essere buonista, tende a far primeggiare tutto sommato la speranza, ma sono tutte robe emotive e di razionale non c'è assolutamente niente. Di razionale c'è che abbiamo un altro governo, praticamente massonico anche questo, è una prosecuzione del governo Monti, solo che, come diceva qualcuno, Letta è meno antipatico. Questi stanno pigliando provvedimenti durissimi, perché noi avremo un autunno durissimo. Le aziende chiudono sempre di più, i negozi chiudono, gente disoccupata, disperata, eccetera. E siamo qua ad aspettare i dibattiti del... Cioè, ma veramente siamo fuori di testa. Siamo fuori di testa completamente. Scusa... La seconda arringa. Sì, chiaro. Io sinceramente quello che spero è che un fattore esogeno faccia scattare quella molla endogena, che deve essere una molla drastica, perché sennò io a questa conclusione ero arrivato tempo addietro, la ritenevo l'unica soluzione. Poi il Movimento 5 Stelle effettivamente sta invece raccogliendo, diciamo, nell'ovile, nel parco buoi, tutta questa voglia, quindi ancora di più forse è colpevole.
Ripeto, io osservo, analizzo sulla base di fatti. I fatti dicono assolutamente questa cosa, che da una parte non si parla di certi argomenti, dall'altra parte Crimi e altri portano avanti delle iniziative o sostengono comunque dei provvedimenti che vanno in una certa direzione. Questo è un dato di fatto. Adesso il problema è diventato anche là l'omofobia, cioè, capisci, ci inventiamo queste cose. Mi pare che ci sia anche un certo sostegno alla ministra all'integrazione, la quale è in contraddizione, perché è un ministro dello Stato ma nega lo Stato. Lo Stato ha tre caratteristiche fondamentali per essere uno Stato, abbrevio e la faccio semplice: deve avere un territorio, un popolo e una sovranità. Allora lei dice non ci sono clandestini e allora non c'è più popolo e il territorio è di tutti, quindi lo Stato non ha più territorio, la sovranità non ce l'abbiamo, allora che si dimetta per coerenza, perché tu non puoi essere il ministro di uno Stato negando lo Stato, capisci? Cioè qua siamo di fronte veramente alla follia più totale. Il nostro problema adesso è diventata l'accoglienza, anzi le porte aperte agli immigrati ancora più che agli italiani. Il problema è diventata l'omofobia. Il problema non sono non è la crisi che abbiamo di ogni tipo, ma quella finanziaria l'avvertiamo di più perché siamo cazzoni e quella l'avvertiamo. No, il problema è l'omofobia, il problema è l'antisemitismo, il problema è, capisci? Quando io in alto, in particolare Crimi, lo vedo concentrato su queste cose, credimi, e nessuno lo smentisce, perché dovrebbero smentirlo a centinaia di deputati e senatori. E allora che cosa mi rimane? Com'è stata fatta quella selezione? Come? Com'è stata fatta la selezione? È stata fatta, guarda, lo dicevo stamattina con Giuseppe, uno vale uno, significa che nessuno vale niente, è chiaro, o 0-0 o 1-1 è la stessa cosa. Come è stata fatta? È stata fatta, se tu non fai circolare le informazioni, ma la gente come si pronuncia? Abbi pazienza. C'era stato detto, sono persone strapreparate, laureate, ferrate, conoscono tutto, questi mi pare che non sia così. Ci sono le eccezioni, ma sono le eccezioni. Capisci? Sono le eccezioni. Ci sono in questo paese fior di cervelli, di ogni tipo. In ogni ambito. Allora, noi chi primeggiamo? Primeggiamo il simpatico, il bel figo, che sa parlare bene? O primeggiamo una certa competenza, esperienza, etica, moralità? Cioè, capisci? No, l'importante è uno viene eletto, viene nominato, perché quelli sono stati tutto sommato nominati, perché sono state fatte delle cose in maniera tale che confluissero in certi nomi e non in altri. La censura, il Movimento 5 Stelle c'è, è inutile che la neghiamo, c'è ed è pure pesante, ci sono tantissime testimonianze che vanno in questa direzione, mi pare che tu stesso hai testimoniato. Quindi io non sono un critico di Grillo, per critico si intende un accusatore, io sono semplicemente una persona che analizza, dico delle cose, se dico delle cose sbagliate perché non me le si contesta, ma nel contenuto, non dicendo mettercela con Grillo, che non è una critica costruttiva, non è nemmeno un'analisi, è un accusare e basta. Quindi chi mi accusa in realtà mi pare che non abbia argomenti, perché dice semplicemente questo ce l'ha con Grillo e con il Movimento 5 Stelle, senza entrare nel merito. Insomma, capisci? Lascia il tempo che trova. Tipo da stadio, tipo da stadio. Ci troviamo in presenza di tipo da stadio. Allora non è politica, non è analisi. Non è voler bene al proprio paese, o alla propria patria, come mi piace dire di più. È così, purtroppo hai pienamente ragione. Anche a me è capitato proprio di subire gli stessi tipi di attacchi, quando io, per smuovere un po' le acque, ho pubblicato l'intervista nel gruppo qui Movimento 5 Stelle, l'intervista, il video di Giuseppe, in cui puntualizzava l'approccio di Grillo meschino nei confronti del professor Auriti. Sono stato attaccato, ma ci fosse uno che avesse
dato delle motivazioni reali, avesse argomentato la mia critica. No, sono stato semplicemente attaccato in quanto criticavo, mi permettevo di criticare sotto certi punti di vista l'atteggiamento di Grillo. Ci fosse stato uno, dico uno, che avesse, ecco perché ti dico che comunque la base del Movimento 5 Stelle, come tu fai notare, non è di alto livello, e anzi, purtroppo, le persone più valide forse vengono emarginate, ed è la cosa triste. Però vedo che si smuove qualcosa. E Elia, da dove partivamo? È proprio basso basso il livello. E gli italiani, purtroppo, sono un popolo dove la maggior parte l'ha subito forte il lavaggio del cervello, oltre ad essere geneticamente proprio capace di dare il culo forse all'ospite e allo straniero, scusa il termine, però poi fottere il vicino di casa. Giovanni, il peggio della manipolazione deve ancora arrivare. Il peggio deve ancora arrivare. Qua vedremo delle cose disumane. Vedremo che faranno passare della roba assurda, passerà, perché loro usano la gradualità, usano tutta una serie di accorgimenti, hanno il coro della comunicazione e la verità è ciò che ti arriva ai sensi. Quindi faranno passare della roba assurda, ma torniamo un attimo a Grillo ed Auriti. Grillo ha ripudiato Auriti, ha ripudiato i suoi studi, le sue idee, ha ripudiato tutto. E questo è gravissimo. Anzi, un appello al sindaco di Parma, visto, perché non intitola una piazza a Giacinto Auriti? Una piazza, spiegando anche perché, chi era questo personaggio. Se questi del Movimento 5 Stelle sono il cambiamento, tu sai cosa rappresenta a livello simbolico una roba di questo tipo? A livello simbolico è una cosa fortissima. Quindi, sindaco di Parma, Movimento 5 Stelle, la punta di questo movimento, perché naturalmente l'hanno cominciato ad amministrare, hanno in mano una città, io glielo chiedo proprio espressamente, perché non intitolare una piazza a Giacinto Auriti, con comizio di Grillo che spiega chi era Auriti, le sue idee, perché dobbiamo portare avanti il nome di Auriti e le sue teorie, quanto è importante. Siamo stati fortunati che questo grande personaggio ci ha lasciato questa eredità, e noi la dobbiamo portare avanti. Quindi una piazza intitolata sarebbe qualcosa di fantastico, chiamare a raccolta chiamare a raccolta intorno al nome di Auriti sovranisti, estimatori, con questa grande manifestazione per appunto intitolare una piazza di Parma al professor Auriti. Sarebbe una cosa fantastica. Tu pensi che lo faranno? Tu pensi che lo faranno? La speranza è l'ultima a morire, ci credo poco. Possiamo metterli spalle al muro e pretenderlo tutti questi dissidenti, come ti dico, anche perché effettivamente l'italiano si sveglia forse quando gli si mettono le tasche, come si suol dire. Allora, veramente, ma perché non si parla di quante risorse vengano sottratte all'economia reale con il pagamento degli interessi sul falso debito pubblico agli strozzini? E in più, soprattutto, tutte le risorse che vengono usurpate dalla rendita a discapito del lavoro. Perché non è solo gli interessi sul debito pubblico, c'è anche l'enorme saccheggio reale che fa il sistema bancario. Guarda, nei confronti... Da un conteggio fatto con Ioppolo, insieme a Ioppolo, a noi risulta 218 miliardi che diamo al sistema bancario senza motivazione reale. Questo è uno sfruttamento di popoli a vantaggio di pochi. Non ne parla il Movimento 5 Stelle, continua a parlare di stronzate, scusa, proprio di stronzate, e non parla invece di questa cosa importante. Non lascia passare il messaggio che pochi ricchi hanno schiavizzato le masse. Pochi ricchi, perché qua questa società,
tutto il neoliberismo è basato su questo, è basato su questo. Quindi quando Grillo mi parla di ridurre i costi della politica, mi viene da ridere. Io raddoppierei lo stipendio ai parlamentari, basta che fate gli interessi della nazione. Questo è il concetto, anzi dovete essere incorruttibili da questo punto di vista. E non ridurre, cosa vuol dire ridurre? Ma un parlamentare che vuole fare il parlamentare neanche bisogno, sinceramente, dovrebbe girare, viaggiare, capisci? Dovrebbe comunicare. Quindi, voglio dire, il problema dell'indipendenza, di una certa autonomia finanziaria per un parlamentare è fondamentale. La usano male, non la usano proprio per questo, la usano semplicemente per il loro tornaconto, però non parliamo più di costi della politica perché non le palle piene, non parliamo più di eliminare le province, eliminiamo le regioni, non le province. La provincia ha un senso, rappresenta l'identità, capisci? Cancellare le province significa cancellare l'identità, anche questo è piano mondialista. Per avere che risparmio? Risparmiamo sugli interessi, tagliamo questi interessi e riprendiamoci la sovranità, tutto il resto è chiacchiere, tutto il resto è chiacchiere, capisci? Scusa, io non ne posso proprio più. No, sei chiarissimo. Elia, sei chiarissimo. Io poi l'altra cosa che critico è il concetto dell'uno vale uno, falso, e della democrazia diretta, quando è una presa per il culo, perché la pianificazione è la prima cosa per una nazione, vera ficcia. E tu che cosa vorresti fare? Praticamente la gestione della res pubblica con i sondaggi? Perché praticamente quello si tratterebbe, che un giorno l'opinione pubblica, formata come è stata formata fino adesso, ti deve dare un determinato indirizzo, poi cambia l'opinione pubblica formata da incompetenti, perché ognuno deve fare il proprio mestiere, come dicevi tu prima, l'esperienza, la formazione sono fondamentali. Quindi diciamo quel grado di tecnicismo io comunque lo condivido, perché secondo me ognuno deve fare il proprio mestiere, cioè quella è una cosa classica dello Stato italiano che mi faceva ridere, il famoso reimpasto che si faceva classico nei governi precedenti, cioè è una presa per il culo, il ministro della sanità lo metto a fare il ministro della pubblica istruzione, che lo passo poi al ministro degli interni, ma che cosa sono queste cose? Il manuale Cencelli per la distribuzione dei dicasteri, famoso manuale Cencelli. Quindi quando certi equilibri magari si rompevano andavano ricomposti, è un po' questa la logica dei rimpasti, in base a determinati equilibri che per tante ragioni appunto potevano cambiare. Niente, io rischio di ripetermi queste cose. E uno vale uno, ma Grillo lo smentisce perché lui vale più degli altri, capisci? Quindi voglio dire, ma uno vale uno di fronte alla legge come potenziale, ma non siamo tutti uguali. Inoltre l'opinione pubblica è per definizione emotiva, agisce su base emotiva. Io devo pigliare invece delle persone che sono razionali, che conoscono le cose e poi le sappiano illustrare, sapendo quali sono le priorità, ma nelle discussioni di base mancano spesso le priorità, si va sull'argomento più che emotivamente ci ha colpito di più. La condanna di Berlusconi, parliamo della condanna di Berlusconi, addosso a Berlusconi. Non ce ne frega niente, sono giochi politici loro, la magistratura viene usata a fini politici, io non mi faccio, come dire, trasportare da queste cose. Rimango sulle mie priorità, timone e diritto, andiamo avanti con la nostra nave. Capisci? Questo è un po' il concetto espresso in maniera... No, è chiarissimo. La mia speranza, come il professor Vitali, è che comunque degli schiaffi al popolo italiano Grillo li sta dando. Purtroppo questi schiaffi poi, diciamo, stanno portando in una direzione non ottimale, però un pochettino il popolo italiano si sta svegliando, e questo te lo confermo, in confronto a come era combinato fino anche all'avvento della rete,
perché davvero bisogna riconoscere con i pro e con i contro, con gli enormi difetti che siamo tutti diventati rivoluzionari da tastiera o profeti da tastiera, con tutti i difetti, però un'opera di risveglio delle coscienze. Io ritengo che la rete e Grillo, comunque lo si sta facendo. Confido non nel popolo italiano, che il popolo, perché non abbiamo mai fatto una rivoluzione, senza andare a parlare di come le rivoluzioni difficilmente siano endogene, molto spesso siano esogene, indirizzate. Però secondo me, ad esempio, il popolo egiziano, da quella francese, da quella russa, però ad esempio secondo me il popolo egiziano, vabbè, ad esempio ti stavo ripetendo, il popolo egiziano qualcosa l'ha fatto, perché secondo me Morsi l'ha fatto cadere il popolo egiziano, e l'esercito ha preso in mano la situazione, perché loro comunque sempre è stato garante dello Stato egiziano, l'esercito egiziano. Vengono da una storia in cui i militari hanno preso il potere spesso con colpi di Stato, o come, però comunque una funzione di tutela statale da parte dell'esercito, cosa che in Italia non credo avremmo, perché veramente io poi noi tralasciamo sempre questo argomento. Io non lo so, l'esercito italiano che cosa farebbe? Cioè, l'unico a cui sento proferire delle parole sensate è il generale Tricarico. Allora, la mia speranza è che un evento, spero non catastrofico, ma di frattura netta, avvenga a livello internazionale, e i tempi stanno maturando. Con calma, su questo ho le mie idee, magari ne parliamo un'altra volta. Io credo che stiano preparando la terza guerra mondiale, sono assolutamente convinto di questo, ne parlava già Pike nella sua corrispondenza con Mazzini. Noi vediamo gli eventi in tempo reale, loro pianificano, mentre noi siamo su un evento, loro ne hanno pianificato già altri quattro, capisci? Ormai dovremmo capire anche questo. Dovremmo capire questo, ma non riusciamo ancora a capirlo. Questi hanno bisogno della terza guerra mondiale, l'hanno pianificata, hanno pianificato più o meno come deve avvenire, hanno pianificato gli scopi, è una roba che gli serve. Stop. Quindi sì. teniamo presente questa, qualcuno la esclude, era stata prevista, ma adesso pare che abbiano cambiato idea. Io non sono assolutamente di questo avviso, sono dell'avviso che la terza guerra mondiale gli serve a tutti i costi e sarà una tragedia. Non faccio il negativo, leggendo certi documenti, facendo tante analisi, arrivi a questa conclusione. Poi se vogliamo fare i buonisti, vogliamo fare gli ottimisti, perché adesso è di moda anche l'ottimismo, no? L'ottimismo significa la stupidità, stare là, è una forma di speranza nuova, è l'attesa passiva che accada ciò che io desidero, questa è la speranza, no? Quindi per me è questo, anche il caso della Siria è un po' più complesso rispetto a quanto si dice, perché noi vediamo appunto gli eventi di oggi e non li sappiamo analizzare prevedendo già altre 2, 3, 4 mosse. Perché molte volte non abbiamo informazioni tali da poter fare questo tipo di analisi. E ci mettiamo là dietro Obama, che conta assolutamente niente. Vuoi che conti Obama? Ah, un burattino e... No. Sei d'accordo? Io quando parliamo del rischio guerra mondiale, ritengo che gli Stati Uniti abbiano realmente ormai paura di chi secondo me governerà il mondo nel futuro, e cioè i cinesi, perché le potenzialità reali di quel popolo, numericamente, Elia, semplicemente economia reale, sono un numero enorme che lavora a livelli esorbitanti, però è abbastanza soddisfatto, nel senso che
la generazione successiva sa meglio della generazione precedente, indubbiamente. In America? E di conseguenza. No, i cinesi. Ah, i cinesi. E gli Stati Uniti sono consci di arrivare a perdere la leadership mondiale nei confronti dei cinesi. Come successe un pochettino, ci ricorda il dottor Vitali e Ubaldo con l'ultima intervista, per quanto riguarda l'Inghilterra, a cavallo delle due guerre mondiali, che si è trovata scalzata dal suo stesso alleato, è probabile che vada a finire così nella nuova realtà. E gli Stati Uniti, consci di aver usurpato gli inglesi dell'imperialismo con le due guerre mondiali, probabile che vogliano ammazzare in culla il pericolo cinese, solo che secondo me non saranno in grado di poterlo fare, perché il popolo... Ma guarda, io sono convinto che la Cina, tutto quello che si dice, ma non avrà mai assolutamente un ruolo, come dire, di leader mondiale, assolutamente no, è nella storia, è nei cromosomi di quel popolo, è nella loro cultura, non ce l'avrà, l'unico che potrebbe contrastarlo è la Russia, stop. Però anche là ci vedo strani giochini poco chiari, eccetera, eccetera. Magari ne parliamo in un altro video, dai, se no facciamo troppo lungo questo, e poi ci dicono, ma insomma mi devo mettere qua davanti al video e vedermi dei video così lunghi. Quindi... Un'ultima cosa. Sì. Saresti disposto ad intervenire nella riunione dei gruppi sovranisti che ci sarà a Roma il 24 o il 28? Ci dovrebbe essere il professor Gallani. Probabilmente sarò a Roma per la manifestazione, anche se le manifestazioni credo siano delle cose inutili, però magari l'occasione per conoscere qualcuno. L'altra, queste riunioni, movimenti sovranisti, decisamente no, perché dopo tante esperienze lo ritengo veramente che non si sia pronti, che c'è gente che arriva là con la mente blindata sulle proprie posizioni e ognuno fa la sua relazione, ma non c'è mai un momento dopo a dire ok, abbiamo fatto le relazioni, ci fermiamo e vediamo come comporre. Semplicemente uno parla, l'altro parla, dopodiché ciao, arrivederci, complimenti, non intervento, e la cosa finiscerà. Non c'è mai un attimo di riflessione, prima o dopo, per dire ok, su quali punti siamo d'accordo? Questo, bene, andiamo avanti su questo. Che strumenti useremo? Come ci organizzeremo? Come comunicheremo tra noi? Come comunicheremo all'esterno? Tutto questo non c'è. Io vado là a sentire tutto sommato delle cose che so già, capisci? Non mi interessa ancora discutere, mi interessa la parte concreta. Vogliamo operare? Bene, mettiamoci nel chiuso, prima o dopo, e vediamo su che cosa possiamo collaborare. Questo momento non c'è. Elia, lo devi fare per l'Accademia e devi dire semplicemente queste cose con l'esperienza che hai accumulato, perché servi, te lo assicuro. Ne parleremo, dai. Intanto ti ringrazio, tutto sommato noi, tu appartenendo o comunque discutendo anche all'interno del Movimento 5 Stelle, io fuori come, ma non come critico sfasciatore, ma come colui che vorrebbe anche stimolare, poi alla fine vogliamo la stessa cosa, capisci? Ma è strano che pur volendo la stessa cosa siamo su posizioni diverse. Cioè stiamo remando in barche diverse, questa è la cosa assurda, capisci? L'appartenenza a un movimento, tutto sommato, fa in modo che tu diventi che ti tracci dei confini intorno a te, invece questo confine non c'è. Io e te siamo d'accordo sulla sovranità, siamo d'accordo su un sacco di cose,
alla fine il Movimento 5 Stelle nella nostra collaborazione rappresenta un elemento aggregante o invece un elemento disaggregante? Mi pare che oggi rappresenta un elemento disaggregante, perché noi parliamo di movimenti, parliamo di Grillo, parliamo di questo e non ci soffermiamo invece sui contenuti. Di Grillo me ne sbatte le balle, capisci? E anche di Casaleggio, di cui non abbiamo parlato. Altro personaggio con 24.000 non baci, ma 24.000 punti interrogativi. Quindi, capisci? E questa è la cosa assurda. Non ci uniamo intorno alle idee, intorno a delle proposte, intorno a dei progetti veri, ma ci dividiamo in nome di etichette. È assolutamente un comportamento da bambini, infantile, emotivo, non razionale. Finite non aver capito un cazzo, scusa il termine, perché è proprio il loro obiettivo, dividi e timpera. Infatti la cosa che io dirò quando prenderò parola lì, in occasione del MIP, perché anch'io verrò a Roma, e spero tanto di conoscere molti di voi, di avere occasione, perché mi tratterrò 4-5 giorni a Roma, a cavallo della manifestazione in piazza, sì, mo trovo dove pernottare, mi sto organizzando. Io dirò quello, dobbiamo smetterla, le scissioni non servono, non pagano, tutti quanti, se state dicendo qualcosa, al momento dovete chiudere tutte le cose e farne uno, unico, che possa coagulare tutte queste forze, perché altrimenti non abbiamo speranze. Il tempo per prepararci, secondo me il tempo economicamente non c'è, perché veramente faranno carne da macello in questi ultimi periodi, MES, Fiscal Compact, però Elia, siamo ancora una nazione con due coglioni grandi così, su questo non sì, ci più. Sicuramente sì, ma non sappiamo fare squadra. Assolutamente no. È uno dei motivi per il quale non sappiamo fare squadre, che non abbiamo mezzi. Perché se avessimo dei mezzi saremmo molto più capaci di fare squadra. È un dato di fatto, purtroppo. Lo so, purtroppo. Ma quello che intendevo con quella mia affermazione colorita era che abbiamo, per fortuna, delle cose che non si possono distruggere per niente o a breve. E sono il patrimonio artistico-culturale. La geografia, Elia, la geografia, perché noi geograficamente è la nostra forza a livello geopolitico, a livello del Mediterraneo. Quelle sono cose che non ci possono togliere. E il patrimonio economico immobiliare è un qualcosa che comunque è qui presente. Ci stanno deindustrializzando. Venderanno anche gli ultimi gioielli di famiglia. Io confido che se si arriva a quel punto si rinazionalizza, indennizzando, ma si rinazionalizza. Quindi ma appunto perché siamo l'Italia e siamo tutto questo, siamo da occupare, da distruggere, altrimenti non ci sarebbe questa forma di accanimento, no? Iniziata già qualche decennio fa, perché stavamo spiccando il volo e allora non dovevamo spiccare il volo, quindi capisci? Vabbè, dai, comunque ci sentiamo ancora. Ti ringrazio della bella chiacchierata e ad avere grillini come te ci metterei la firma 20 volte al giorno. Ti ringrazio e io ti concludo con eppur si muove. Va bene. Speriamo che nella direzione giusta. Ciao. Ciao.